il punto di partenza, il punto finale di questa discussione sono identici per noi e per il Partito Democratico. Peccato che il percorso nel mezzo sia completamente diverso. Perché se partiamo da un punto di partenza dove diciamo bene le fusioni, siamo favorevoli alle fusioni, un voto finale contrario a una fusione a tre, perché comunque un comune si è espresso in maniera contraria, quindi non si può imporre ad un comune una fusione quando i propri cittadini hanno espresso parere contrario. Qui inizia il percorso diverso, perché il Partito Democratico, finché il Consiglio Comunale non si è espresso, era e continuava ad essere favorevole al percorso di fusione, imponendo una decisione contro la volontà espressa dai cittadini. Poi il Consiglio Comunale si è espresso in maniera negativa, allora le dinamiche di partito hanno imposto una retromarcia. Mi dispiace anche sentire il consigliere Pruccoli che dice ma sì, i cittadini li coinvolgiamo, però non diamogli tutta la responsabilità. A questo punto lei non è un rappresentante dei cittadini, lei si sente un tutore dei cittadini che non ritiene in grado di decidere in maniera adeguata delle proprie sorti. E qui ci sta anche il percorso di informazione. Il consigliere Foti prima ha detto delle cose molto importanti. Il percorso deve partire ben prima della decisione di un consiglio comunale. E ritorna anche il fatto della progettualità. Ingolosire i cittadini solo con degli incentivi economici non ha nessun senso, perché se i cittadini hanno il timore che poi quei soldi verranno sprecati, porta a risultato quella che è la situazione oggi dei tre comuni di cui andiamo a discutere, per i quali stiamo votando. Questa è la sostanziale differenza, il coinvolgimento, il famoso concetto di convincimento dei cittadini e non di imposizione verso i cittadini, concetto che abbiamo espresso in altri ambiti ma che è sempre comunque valido. E il processo di partecipazione evidentemente non ha funzionato. Fatevi qualche domanda, perché se i consiglieri Rossi e Pruccoli fossero venuti all'incontro che è stato fatto a Saludecio ormai alla scadenza della campagna referendaria, avrebbero potuto vedere che erano presenti, le ho contate, 19 persone. Io c'ero, non l'ho vista. Allora eravamo 20, non l'ho vista. Questo significa che i cittadini di Saludecio non si sono sentiti coinvolti, perché invece quando sono chiamati a votare su cose importanti e vengono coinvolti in maniera adeguata e con il giusto lasso di tempo, poi dimostrano tutto l'interesse, perché non si può paragonare il risultato del referendum costituzionale al risultato del referendum sulla fusione di tre comuni. È un paragone che non sta assolutamente in piedi, non si può fare questo paragone solo perché si tratta di referendum. Sono due cose completamente diverse. È come dire, vabbè, però almeno noi vuol dire che abbiamo il 40% dell'elettorato, non sta in piedi. Comunque, aggiungo al mio intervento anche già la dichiarazione di voto. Come avevo già detto, voteremo in maniera contraria semplicemente perché appunto non possiamo imporre a un comune che si è pronunciato in maniera negativa di fondersi insieme ad altri due. Secondo noi la strada da seguire era un'altra. Speriamo che questo serva da lezione per poter intraprendere una strada diversa quando si parlerà nuovamente di fusioni. Grazie Presidente. Dichiarazione di voto per ribadire appunto il nostro voto contrario, anche per prendere atto insomma della dichiarazione appena fatta di una sorta di ammissione che comunque questa legge presenta delle criticità. Ovviamente noi siamo disponibili a lavorarci, come lo siamo stati nel momento della discussione della legge sulle fusioni. Nero su bianco abbiamo già messo mesi fa le nostre proposte. Certo che alla luce anche appunto delle dichiarazioni del Presidente Bonaccini, che ormai ogni 20 giorni si dichiara eventualmente disponibile a rimettere mano a delle leggi che non funzionano, ci verrebbe da esortare la Giunta e il Partito Democratico ad ascoltare magari un po' di più le opposizioni quando si è in fase di discussione delle leggi,
invece di promulgare delle leggi scritte male per poi dire ma eventualmente ci rimettiamo mano. Grazie.